Nasce in Abruzzo la rete degli istituti tecnici superiori per una formazione post-diploma specifica, in grado di venire incontro alle esigenze economiche e produttive del territorio. La rete degli ITS abruzzesi, nata grazie all'azione congiunta di Regione Abruzzo, ITS ed ANPAL Servizi, ha organizzato una 2 giorni di promozione rivolta a studenti e famiglie per far conoscere l'attività altamente qualificata degli istituti. In Abruzzo, lo ricordiamo, gli ITS operanti sono 5 in altrettanti settori importanti dell'economia regionale: meccanica, con sede a Lanciano, agroalimentare a Teramo, energia all'Aquila, moda a Pescara e trasporti e logistica ad Ortona. Siamo un paese che sta andando sempre più verso il liceo, che è bene, ma percentuali del 56% dei licei poi bloccano opportunità in settori dove siamo molto forti, che sono i 5 settori fondamentali del Made in Italy. C'è ancora la concezione che la cultura tecnica sia dei tempi di Charlie Chaplin, dei tempi moderni. Non è più questo. La cultura tecnica, la meccatronica in particolare, è una delle linee che sposano di più l'industria 4.0 e il digitale, quindi sono lavori del futuro, lavori estremamente interessanti. È un'iniziativa molto importante, ha commentato l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Piero Fioretti, perché permette agli studenti diplomati di conoscere direttamente le potenzialità che possono esprimere 5 ITS regionali. Sì, sono strategici proprio per cercare di indirizzare al meglio i nostri giovani e poter arrivare subito al mondo del lavoro in base anche a quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro. Abbiamo visto come nell'ambito di Industria 4.0 a livello nazionale, ma anche in un appello, circa 300.000 giovani professionalmente preparati, quindi sono delle opportunità concrete. Assolutamente, e noi punteremo anche a farli rimanere comunque nella nostra regione, quindi cercheremo l'aiuto delle associazioni datoriali per cercare di avere contezza di quello che a loro serve per preparare al meglio i nostri ragazzi. La Regione, aggiunto ancora l'assessore Fioretti, ha creduto fin dall'inizio a questa offerta formativa investendo, mediante il Fondo Sociale Europeo, oltre 2,5 milioni di euro per finanziare i corsi.